Buonasera a tutti e benvenuti a questo incontro divulgativo organizzato dalla sede di studi cognitivi di L'Aquila. Questa sera parlerò del disturbo ossessivo-compulsivo e cercherò di farlo utilizzando delle parole il più possibile accessibili a persone non addette ai lavori. Per qualsiasi domanda, curiosità o dubbi potete scrivere nella nostra chat, in modo tale che a fine della presentazione potrò cercare di rispondere alla maggior parte delle domande pervenute, ovviamente sempre rimanendo nei tempi. Mi presento brevemente, sono la dottoressa Iuliani Danselmini, sono una psicologa e collaboro con il centro clinico di L'Aquila. Mi occupo prevalentemente di disturbi d'ansia e lavoro soprattutto con adolescenti ed età adulta. Clarice, vuoi aggiungere qualcosa prima che partiamo con la presentazione? Benvenuti e grazie a tutti voi per questo lavoro che state facendo ormai da più di un mese e con questa affluenza sempre molto alta, quindi complimenti e bravi. Allora, ho pensato di introdurre questo incontro divulgativo inserendo i criteri diagnostici del DSM-5 relativi al disturbo ossessivo-compulsivo. Possiamo dire che secondo il DSM-5 il disturbo ossessivo-compulsivo si può presentare secondo tre differenti modalità: attraverso la sola esclusiva presenza di ossessioni, la sola esclusiva presenza di compulsioni, e diciamo che questi qui sono dei casi abbastanza rari, dei fenomeni più che si verificano in modo minore, oppure con la presenza di entrambe, diciamo quindi con la presenza di ossessioni e compulsioni, che nel disturbo ossessivo-compulsivo questa modalità si presenta all'incirca nel 90-95%. Possiamo definire le ossessioni come dei pensieri, idee, immagini ricorrenti e intrusive che possono generare nel soggetto ansia e stress marcati. Quindi diciamo che il soggetto metterà in atto alcune modalità comportamentali per cercare di ignorare o reprimerle attraverso delle azioni, quindi visibili anche ad altre persone, oppure attraverso dei pensieri di natura mentali, non visibili agli altri. Quindi possiamo dire che questi pensieri intrusivi si inseriscono nel flusso della coscienza contro la volontà della persona stessa, che non riesce a sopprimerli nonostante i tentativi che mette in atto e li riconosce come assurdi o estranei ai propri valori. Questi pensieri causano disagio e sono accompagnati da un tentativo di resistenza. Per questo motivo possiamo definire le ossessioni come egodistoniche, quindi diciamo come intrusive e fastidiose, contrarie alla personalità e al modo di essere del soggetto. Alcuni esempi di pensieri intrusivi possono essere il ferire o il danneggiare qualcuno, l'immagine di una possibile catastrofe imminente, il dire qualcosa di osceno o inadeguato in un contesto pubblico dove ci sono altre persone, il pensiero che possa accadere qualcosa di brutto a un familiare o una persona comunque cara alla persona, al soggetto. Quindi possiamo dire che ci sono diversi tipi di pensieri ossessivi. Alcuni riguardano la contaminazione e il contagio. I dubbi ripetitivi possono esserci fantasie sessuali, pensieri, impulsi aggressivi terrifici, quindi come ad esempio il far male a se stessi o agli altri, il commettere atti violenti o essere artefici di disgrazie future che possono presentarsi, possono riguardare l'ordine e la simmetria, possono essere presenti dei pensieri di natura religiosa, come ad esempio delle idee impulsive blasfeme, come il bestemmiare, il commettere degli atti immorali, offendere la morale pubblica. Oppure ci possono essere dei pensieri di natura magica scaramantica. Quindi possiamo dire
che è un elemento in comune delle persone che percepiscono dell'ossessione, è che vivono costantemente nel dubbio su qualcosa. Quindi casomai possono avere il dubbio nell'aver fatto o non l'aver fatto una determinata azione e vanno alla ricerca di una certezza assoluta. Questo dubbio è accompagnato quindi da un tema di responsabilità e di colpa legato al timore di far male a se stessi o ad altre persone. In questa slide ho inserito alcuni esempi di ossessioni che sono ricorrenti per l'appunto in chi soffre di questo disturbo. Un esempio tipico potrebbe essere quello del soggetto che dice potrei infettarmi con il virus HIV se tocco la maniglia della porta del bagno del supermercato, oppure non devo pensare al nome delle persone a me care in ospedale perché altrimenti potrebbero ammalarsi. O se non controllo che il gas sia chiuso, potrebbe accadere qualcosa di brutto, potrebbe esplodere il mio appartamento e cose del genere. Per ciò che invece riguarda le compulsioni, secondo i criteri diagnostici del DSM-5, possono essere definite come comportamenti ripetitivi visibili agli altri, come il lavaggio compulsivo delle mani, ordinare qualcosa o controllare diverse volte una situazione, come ad esempio controllare se ho chiuso il rubinetto del gas prima di andare a dormire, oppure se ho spento gli elettrodomestici, oppure se ho chiuso le porte e le finestre prima di andare a dormire, o da atti mentali che non sono visibili agli altri, come ad esempio fare dei conteggi mentalmente, oppure ripetere delle parole in silenzio, oppure pregare, che il soggetto si sente spinto ad effettuare come risposta ad un pensiero ossessivo. Questi comportamenti e atti mentali sono mirati ad uno scopo ben specifico, ovvero quello di prevenire o ridurre l'ansia e alcune emozioni percepite dal soggetto come negative o comunque a prevenire alcune situazioni che il soggetto teme. Quindi diciamo che se volessimo dare una definizione di compulsione la possiamo definire come il tentativo disperato di risolvere il dubbio. Quindi tra le caratteristiche delle compulsioni possiamo dire che sono azioni finalizzate intenzionali che costituiscono una modalità di gestione dell'ansia e delle emozioni sgradevoli, oppure possiamo dire inoltre che hanno una presenza di consapevolezza da parte del soggetto che è consapevole che si tratta di azioni assurde eccessive e vengono attuate in maniera rigida. Ovvero, solitamente il soggetto crea come delle rigide regole di comportamento che vengono messe in atto con il fine di scongiurare un pericolo immaginario e ridurre uno stato di ansia. Inoltre, questi comportamenti producono sensazioni di obbligo e ripetitività. Ad esempio, se noi interrompiamo un soggetto mentre sta mettendo in atto una compulsione, quando abbiamo terminato questa interruzione, il soggetto non riprenderà dalla parte della sequenza a cui era rimasto, bensì riattuerà nuovamente tutta la sequenza da capo, diciamo. Alcuni esempi di compulsioni possono essere queste che ho menzionato in questa slide, come ad esempio la risposta sull'ossessione le mie mani sono piene di germi pericolosi, il soggetto potrebbe mettere in atto la compulsione di disinfettare le mani con un igienizzante per cercare di allontanare il pericolo temuto della contaminazione. Oppure, pensando a un'ossessione mentale, come ho pensato a un numero che porta male, il soggetto potrebbe mettere in atto una compulsione mentale come fare una preghiera o riportare una sequenza numerica per cercare di rassicurarsi
circa il timore che potrebbe essere responsabile dell'accadere di qualcosa di negativo, sia verso se stesso che verso gli altri. Quindi, come abbiamo accennato già precedentemente, esistono due modalità di attuare i comportamenti compulsivi. Esistono le compulsioni a carattere esplicito, quindi comportamenti ripetitivi che sono visibili agli occhi degli altri, e tra questi abbiamo le compulsioni di lavaggio e di pulizia, quindi tutto ciò che riguarda il lavaggio delle mani, la disinfezione degli ambienti, per il timore di essere contaminati con sostanze pericolose che possono portare a malattie sia verso se stessi che verso gli altri. Oppure abbiamo delle compulsioni di controllo, quindi mettere in atto ripetuti controlli al fine di scongiurare una minaccia temuta e come scopo preventivo e di verifica. Ad esempio, come dicevamo prima, controllare il rubinetto del gas più volte prima di andare a dormire per cercare di rassicurarsi sul fatto che non possa accadere nulla di male. Poi abbiamo delle compulsioni di ordine e simmetria che sono relative alla sistemazione degli oggetti per diminuire il disagio che qualcosa non è percepito al posto giusto. Tra queste compulsioni, ad esempio, possiamo inserire l'ordinare i barattoli delle spezie dal più grande al più piccolo, oppure ordinare le bottiglie d'acqua tutte con le etichette rivolte verso l'esterno, oppure ordinare in modo crescente gli asciugamani dal più grande al più piccolo e così via. Invece, per ciò che riguarda le compulsioni a carattere implicito, abbiamo delle azioni o degli atti mentali ripetitive. Tra queste modalità di compulsioni che non sono visibili agli occhi degli altri, abbiamo le compulsioni di ripetizione e conteggio, che possono riferirsi ad un'azione, un oggetto o una rappresentazione mentale. Queste compulsioni implicite, come quelle esplicite, servono per placare l'ansia e il disagio della persona, ma a differenza di quelle esplicite, in questo caso abbiamo delle ripetizioni di parole, di frasi, dei conteggi, delle preghiere, con lo scopo di produrre dei pensieri neutralizzanti. Quindi possiamo dire che la funzione principale delle compulsioni è quella di andare a ridurre l'ansia. Quindi diciamo che servono a proteggere la persona da un'emozione negativa e da emozioni anche come tristezza, senso di impotenza, senso di colpa, eccetera. Quindi diciamo hanno uno scopo proprio di diminuzione del disagio nell'individuo. Qui ho inserito un po' quello che avviene nella mente del soggetto con disturbo ossessivo compulsivo. Diciamo che da un evento scatenante, come ad esempio andare a controllare il rubinetto del gas prima di andare a dormire, si genera un pensiero disturbante, quindi un pensiero intrusivo che possiamo definire ossessione. In questo caso, il soggetto potrebbe pensare che non lo ha chiuso in un modo adeguato e che quindi potrebbe succedere qualcosa all'appartamento mentre lui sta dormendo. A seguito di questo pensiero disturbante insorge il disagio legato ai contenuti dell'ossessione. Quindi diciamo che c'è un aumento dell'attivazione a livello di ansia. Per fronteggiare questo livello emotivo che si è, diciamo, sviluppato, il soggetto metterà in atto una compulsione che avrà lo scopo di ridurre l'ansia. Quindi in questo caso la compulsione che potrebbe mettere in atto il soggetto potrebbe essere quella di ricontrollare il rubinetto del gas più volte. Qui ho messo anche un altro esempio per far capire meglio quello che avviene. Diciamo, c'è un iniziale pensiero negativo che si innesca nella mente del soggetto. Ad esempio, quando si comporta così il mio fidanzato, mi viene voglia di lasciarlo. Da questo pensiero negativo avviene una valutazione catastrofica.
Ad esempio, se ho pensato di poter lasciare il mio ragazzo, vuol dire che non lo amo più e che finirò quindi con il lasciarlo. Lui ne soffrirebbe terribilmente e sarebbe tutta colpa mia. Qui diciamo che si attiva un po' il dubbio ossessivo e in più il senso di colpa e di responsabilità che prova la persona con questo disturbo. A seguito di questo pensiero, di questa valutazione, si attiva una preoccupazione, quindi un rimuginio per cercare di rassicurarsi, ovvero del tipo, ad esempio, ma lo amo o non lo amo questo mio fidanzato? In passato ho provato sentimenti molto forti per lui, quindi sì, in teoria penso di amarlo, ma se non fosse stato amore? Quindi comunque sia, il soggetto cerca di rassicurarsi, però c'è sempre questo dubbio che si innesca. E a seguito di questa preoccupazione c'è una valutazione negativa anche per ciò che riguarda la preoccupazione stessa, il rimuginio. Come ad esempio, oddio, se continuo così finirò per impazzire. A questa valutazione, che aumenta anche uno stato di ansia e di disagio, il soggetto metterà in atto alcuni comportamenti, quindi alcune compulsioni. Potrebbe cercare rassicurazione su internet, provare a non pensarci, provare a parlare con il fidanzato per dirgli che gli vuole bene, per vedere l'effetto che gli fa e via dicendo. Tra gli altri criteri diagnostici del DSM-5 troviamo che le ossessioni e le compulsioni vanno a occupare gran parte della giornata del soggetto, ad esempio più di un'ora al giorno, e vanno a causare uno stress significativo e alterazioni sia sulle relazioni sociali, sul lavoro e in altri importanti contesti di vita della persona. E inoltre i sintomi non sono attribuibili agli effetti di un'altra sostanza o un'altra condizione medica specifica. Per ciò che riguarda la popolazione colpita da questo disturbo, diciamo che ne è interessata all'incirca il 2-3% e possiamo dire che è una percentuale abbastanza elevata. Inoltre possiamo dire che questo è un disturbo ad esordio graduale e precoce, quindi solitamente tende ad emergere nella prima adolescenza, in alcuni casi alcune volte capita che anche già a partire dall'infanzia si verifica questo disturbo e comunque prima dei 30 anni. Inoltre diciamo che proprio perché ha un esordio così precoce tende a cronicizzarsi nel corso del tempo, anche se il soggetto potrebbe vivere con delle fasi di miglioramento e di peggioramento. Per ciò che riguarda la comorbidità con altri disturbi, possiamo dire che spesso il disturbo ossessivo-compulsivo si associa a disturbo d'ansia generalizzata, ad altri disturbi d'ansia, a disturbi di natura psicosomatica, come ad esempio una tensione muscolare che viene attivata proprio dalla sperimentazione dell'ansia stessa. Possono essere presenti sintomi riconducibili ad attacchi di panico o a depressione maggiore, oppure possono presentarsi anche dei disturbi di natura sessuale a causa della mancanza di spontaneità del soggetto e dell'eccessivo controllo che la persona cerca di mettere in atto nelle diverse situazioni in cui è coinvolta. Inoltre possiamo dire che fino alla edizione precedente del DSM, quindi nel DSM-4, questo disturbo era inserito tra i disturbi d'ansia. Nella nuova e recente edizione ha preso un posto a sé stante, quindi diciamo che ha acquisito un'entità nosografica per conto suo e con alcune sottocategorie del disturbo stesso, tra cui abbiamo il disturbo da dimorfismo corporeo, ovvero in questo disturbo il soggetto ha delle distorsioni collegate rispetto all'immagine di alcuni difetti fisici o delle menomazioni che comunque sono visibili solo a se stesso, mentre non sono visibili alle altre persone. Poi abbiamo il disturbo di accumulo,
che si manifesta nel momento in cui il soggetto non riesce a liberarsi di oggetti che comunque sono inutilizzabili, come ad esempio pacchetti di sigarette vuote oppure bottiglie di acqua vuote, cose di questo tipo. Poi abbiamo la tricotillomania, che praticamente si riferisce ad un impulso del soggetto di strapparsi i capelli, diciamo, e non riesce a farne a meno. La dermatillomania, diciamo, è simile, soltanto si riferisce all'impulso del soggetto di non riuscire a fare a meno di farsi delle scoriazioni a livello cutaneo, quindi delle ferite. Ed infine abbiamo la sindrome di acquisto compulsivo, ovvero fare shopping compulsivo di cose che effettivamente non è detto che il soggetto utilizzerà realmente. Ci sono alcuni timori terminali nel disturbo ossessivo compulsivo. Diciamo che il più importante è quello che è maggiormente presente, è il timore di colpa e di responsabilità, di essere artefici di un danno dovuto a mancanza di attenzione, a superficialità o leggerezza. Questo timore comprende delle sottocategorie. Ci può essere quindi il timore di contagio, ovvero provocare danni sia per la propria salute che per quella degli altri, oppure il timore di danneggiamento involontario di altri, come ad esempio investire qualcuno. Potrebbe ad esempio capitare che il soggetto con questo disturbo può far passare sulle strisce pedonali un pedone e poi casomai rimanere nel dubbio se effettivamente ha investito questa persona o meno, e quindi di risposta andare a controllare se effettivamente questo evento sia accaduto oppure no. Poi ci sono dei timori collegati a catastrofi per proprie mancanze, quindi come dicevamo prima, ad esempio il dimenticare il rubinetto del gas aperto oppure le finestre aperte in quanto potrebbero entrare dei ladri, degli sconosciuti in casa, oppure elettrodomestici accesi, tutto ciò con conseguenze abbastanza catastrofiche. Poi abbiamo il timore di superstizione, che ovvero possano accadere cose negative se non vengono eseguite certe regole comportamentali, tipo camminare all'interno dei bordi di una mattonella, oppure seguire delle direzioni destra, sinistra, eccetera. Oppure se si pensano certe cose in certi momenti, come facevamo l'esempio all'inizio, ad esempio del pensare a una persona cara, a un familiare all'interno di un ospedale. E così via. Poi abbiamo il timore di contaminazione, che il soggetto può sperimentare con delle sostanze o con delle persone che può ritenere come disgustose. Questi oggetti e persone potrebbero portare comunque un danno alla salute e potrebbero comprendere feci, urine, sudore, capelli, animali e così via. Poi abbiamo il timore di violare delle norme etiche religiose. Qui diciamo che non c'è un danno effettivo per gli altri, ma il timore del soggetto riguarda la propria identità. E diciamo che il timore terminale è quello di essere emarginato a livello sociale. Tra questo timore possiamo trovare il sentirsi perverso, blasfemo, aggressivo, autolesivo, eccetera, comunque tutte quelle situazioni che hanno un contenuto morale che è socialmente sconveniente. Adesso andiamo a vedere le cause scatenanti del disturbo ossessivo compulsivo. Solitamente per spiegare le cause di questo disturbo si fa ricorso a delle spiegazioni di natura tipo biopsicosociale. Possiamo dire che dal punto di vista psicologico ci sono alcune esperienze o caratteristiche educative che possono contribuire alla genesi e al mantenimento del disturbo ossessivo compulsivo. Tra i fattori predisponenti più importanti abbiamo l'ereditarietà, i fattori biologici e delle situazioni di vita difficili.
Per ciò che riguarda il primo punto, quindi l'ereditarietà, possiamo dire che ci sono stati degli studi sui gemelli che hanno evidenziato una possibile predisposizione genetica su parenti di primo grado nei soggetti con disturbo ossessivo-compulsivo. Per ciò che riguarda i fattori biologici, ci sono degli studi di neuroimaging che hanno individuato nella riduzione della serotonina, nelle alterazioni funzionali della corteccia frontale e gangli della base, nell'aumento del glucosio della corteccia orbitofrontale, alcune caratteristiche che possono manifestarsi sempre in questo disturbo. Infine, abbiamo situazioni di vita difficili, come traumi o lutti che può aver vissuto nel corso della sua vita il soggetto. E come risposta mettere in atto un tentativo di evitamento di sperimentare emozioni dolorose da queste situazioni difficili, insomma. Inoltre possiamo dire, come abbiamo visto tra i timori precedentemente, che in questo disturbo c'è un grande investimento sulla protezione dalla colpa e un esagerato senso di responsabilità. Diciamo che questo è un fattore che rappresenta il nucleo di questo disturbo. Dobbiamo aggiungere che anche un'educazione particolarmente severa, con attenzione a regole e punizioni sproporzionate, sono degli elementi che si trovano, molto spesso nella storia di persone con questo disturbo. Per ciò che riguarda le credenze cognitive specifiche del disturbo ossessivo-compulsivo, quindi che lo sottendono e che lo mantengono, possiamo ritrovare alcune credenze relative al bisogno del controllo del pensiero. Su questo aspetto il soggetto probabilmente sperimenterà una doverizzazione, nel senso devo avere un controllo assoluto dei miei pensieri, perché perdere questo controllo potrebbe essere pericoloso. Potrei diventare pazzo o potrei fare cose folli. Poi ci sono delle credenze relative alla sopravvalutazione della minaccia. Ovvero, la posta in palio non è il verificarsi dell'evento in sé, ma l'averne la colpa e la responsabilità. Quindi diciamo che è un concetto che si lega all'intolleranza dell'incertezza delle situazioni stesse. Poi abbiamo la credenza relativa al perfezionismo, in quanto in questo disturbo viene valutato tutto secondo due polarità. La polarità del giusto e la polarità del sbagliato. Il perfezionismo, diciamo che è finalizzato alla ricerca della certezza assoluta e sull'intolleranza dell'errore, del dubbio, dell'ambiguità e dell'incertezza. Questi soggetti, molto frequentemente, infatti, sperimentano difficoltà nel prendere alcune decisioni e a fare alcune scelte importanti per la propria vita e molto frequentemente delegano le altre persone nel prendere queste scelte al loro posto. Poi abbiamo la credenza sulla responsabilità, diciamo che è un tema fondamentale nell'attivazione del dubbio ossessivo, in quanto la responsabilità diventa proprio l'innesco di questa modalità, di dubbio. Infine ci sono dei processi mentali che sono presenti nel disturbo ossessivo-compulsivo e che lo mantengono, come ad esempio l'attenzione selettiva, il monitoraggio dei pensieri. La fusione del pensiero-azione, ovvero se penso una cosa, allora vuol dire che potrei farla sul serio, e la preoccupazione, quindi tutto l'aspetto del rimuginio che si può scatenare una volta che è stato attivato un pensiero intrusivo a seguito della sperimentazione di un evento. Per ciò che riguarda il decorso e le conseguenze di questo disturbo, possiamo dire che è un disturbo che proprio per il fatto che ha diciamo, un'età di esordio molto precoce, può tendere a cronicizzarsi nel corso del tempo, anche se, come dicevamo prima, ci possono essere delle fasi altalenanti tra miglioramento e peggioramento, però diciamo che,
solitamente ha un decorso che dura, che si struttura proprio in tutto il percorso della vita del soggetto stesso. Poi diciamo che c'è una percentuale tra il 5 e il 10% in cui questo disturbo può diventare proprio ingravescente, quindi può peggiorare nel corso della vita se non è trattato. E inoltre possiamo dire che, essendo un disturbo che per l'appunto ha questo esordio precoce, può andare ad influire, a compromettere alcuni aspetti importanti della vita dell'individuo. Come ad esempio il soggetto potrebbe interrompere il corso degli studi, oppure potrebbe essere compromesso nella carriera lavorativa o anche nella vita di coppia, quindi nelle relazioni sociali, nella coppia e così via. Infatti spesso capita che queste persone a volte rinunciano proprio anche nel laurearsi o nel diplomarsi, e nelle situazioni di contesto lavorativo si accontentano spesso di mansioni di bassa responsabilità, proprio per non sentire questo peso relativo a questo senso di responsabilità, insomma. Quindi diciamo che è un disturbo che va a ridurre notevolmente la capacità di realizzazione esistenziale della persona. Per ciò che dicevamo della compromissione a livello della vita familiare, è un aspetto importante perché spesso i pazienti vengono coinvolti direttamente nelle compulsioni del soggetto. Quindi diciamo che molto spesso la persona può fare delle richieste al partner per ciò che riguarda il coinvolgimento in rituali come ad esempio lavaggi ripetuti, controllo, eccetera, oppure per ciò che riguarda la richiesta di rassicurazione circa il contenuto delle ossessioni stesse, come ad esempio: ma sei sicura che ho chiuso la porta del gas? Avrò chiusa bene la porta? E cose del genere. Diciamo che poi nel corso del tempo possono portare anche al peggioramento della qualità delle relazioni. Adesso vediamo un po' quali possono essere le modalità più adeguate per gestire questo disturbo, e quindi andiamo a vedere le modalità terapeutiche più indicate nel disturbo ossessivo compulsivo. Diciamo che alcuni studi hanno indicato nella terapia farmacologica e nella psicoterapia cognitivo-comportamentale i trattamenti più efficaci per questo disturbo. Per ciò che riguarda il trattamento farmacologico, diciamo che molto spesso vengono impiegati gli inibitori selettivi della ricaptazione della serotonina con lo scopo di andare a ridurre i sintomi, andare a migliorare il tono dell'umore e andare a lavorare sulla riduzione dell'ansia. Comunque è importante che questo aspetto farmacologico venga gestito da un medico psichiatra, perché poi effettivamente, essendo ogni individuo una persona a sé stante, ci saranno delle indicazioni differenti sia per la modalità di trattamento farmacologico che per la posologia di questi farmaci. Per ciò che riguarda la psicoterapia cognitivo-comportamentale, possiamo dire che rappresenta la modalità di trattamento psicoterapeutico di elezione per questo disturbo. Diciamo che la tecnica comportamentale che viene più spesso impiegata è l'esposizione con la prevenzione della risposta, che ha mostrato dei buoni livelli di efficacia nel trattamento del disturbo ossessivo compulsivo. Questa tecnica consiste nell'esposizione allo stimolo ansiogeno, bloccando la risposta del comportamento compulsivo conseguente. Quindi possiamo dire che ciò permette al soggetto di diventare più consapevole del fatto che l'ansia o il disgusto tendono a diminuire spontaneamente dopo un contatto con lo stimolo stesso. Quindi possiamo dire
che ad esempio le persone che hanno un'ossessione per la contaminazione da germi potrebbero essere esposte al contatto con oggetti temuti, come ad esempio tenere in mano delle monete affinché l'ansia non va a diminuire. Oppure possiamo sottolineare che è importante che l'esposizione sia graduale e tollerabile per la persona, e tutto ciò viene fatto ovviamente sotto l'affiancamento di un terapeuta. Per ciò che riguarda invece gli interventi di tipo cognitivo, possiamo dire che questi qui sono volti e mirati a modificare alcuni processi di pensiero disfunzionali, come ad esempio si può andare a lavorare sul senso di responsabilità e di colpa, oppure sul controllo dei pensieri e sulla pericolosità dell'ansia, che costituiscono le principali distorsioni cognitive di questo disturbo. Inoltre, per ciò che riguarda questo approccio terapeutico, diciamo che ci sono delle percentuali di guarigione che si stimano intorno tra il 50 e l'85%. Quindi diciamo che proprio per questo motivo questo approccio terapeutico ha dei, diciamo, degli esiti migliori rispetto ad altre forme di psicoterapia, rapportando sempre costi e benefici. Poi ci sono anche altri approcci che si possono utilizzare nella cura di questo disturbo, come ad esempio la terapia metacognitiva, la mindfulness e l'ACT. Per ciò che riguarda la terapia metacognitiva, come la psicoterapia cognitivo-comportamentale, sottolinea l'importanza della comparsa dei pensieri intrusivi nella mente del paziente a seguito di un evento attivante. Quindi possiamo dire che secondo questo approccio il problema non è tanto quello di avere dei pensieri intrusivi, che è una cosa abbastanza frequente anche nei soggetti sani, ma il fatto che in persone con questo disturbo ciò può diventare intollerabile e fonte di preoccupazione, quindi andare ad innescare un rimuginio minaccioso. Gli obiettivi principali di questo approccio sostanzialmente sono due. Il primo riguarda il modificare il modo in cui il paziente vive i propri pensieri e come vi si rapporta. E il secondo obiettivo è quello di andare a modificare le convinzioni che ha rispetto a questi pensieri. Per ciò che riguarda gli interventi di mindfulness, diciamo che sono interventi che sono basati sul modificare e migliorare la relazione delle persone con il disturbo ossessivo compulsivo, con la loro esperienza interna, e di aiutarli a distaccarsi dai propri pensieri, comprendendone la loro natura rappresentazionale di accettazione del contenuto. Quindi diciamo che lo scopo di questi interventi è di osservare questi pensieri senza reagire ad essi, considerandoli come eventi mentali. Infine, per ciò che riguarda l'ACT, possiamo dire che è una terapia che si basa su due concetti, quello di accettazione e quello di impegno. Nel disturbo ossessivo compulsivo può essere un valido ausilio per aiutare le persone a tollerare meglio e ad accettare il disagio procurato dai pensieri intrusivi, e la premessa generale di questo approccio è che il significato e l'importanza che assegniamo ai nostri pensieri perpetuano la nostra sofferenza emotiva. Proprio per questo motivo, essendo noi ad assegnare un determinato significato, possiamo assegnarne uno diverso che ci provochi meno disagio e minore sofferenza a livello emotivo. Infine, vi ho inserito qui un libro di autoaiuto che potrebbe essere un valido ausilio per avvicinarsi al nostro modello di psicoterapia, ovvero vincere le ossessioni, capire e affrontare il disturbo ossessivo compulsivo, scritto da Gabriele Melli e di Edizioni Edrickson. Questi qui sono i nostri contatti, il nostro indirizzo email è l'aquila@studicognitivi.net e il nostro numero di telefono è 0862 70 10 63. Nel nostro centro per il trattamento dei disturbi d'ansia e del disturbo ossessivo compulsivo
utilizziamo la valutazione psicodiagnostica e andiamo a trattare disturbi d'ansia come il disturbo d'ansia generalizzato, l'ansia sociale, il disturbo di panico, la fobia alle paure, l'insonnia e disturbi del sonno, il disturbo ossessivo-compulsivo e possiamo avvalerci, qualora possono essere necessarie, di tecniche di rilassamento e di training autogeno. Vi lascio qui anche la locandina del prossimo evento organizzato dal nostro centro di studi cognitivi di L'Aquila, previsto per giovedì 4 marzo, sempre per lo stesso orario, quindi per le ore 18, dal titolo Mamme tristi, riconoscere e combattere in modo efficace la depressione in gravidanza e nel postpartum. Questo evento sarà condotto dalla dottoressa Federica Loisio. Ok. Allora, vi lascio intanto la slide con i nostri recapiti e volendo, se c'è qualche domanda, possiamo rispondere alle domande che sono arrivate. Allora, Giulianita, inizio a leggerti le domande che che ci stanno arrivando. Allora, mi chiedono, ci sono disturbi di personalità che si possono associare più facilmente al DOC? Sì, abbiamo il disturbo ossessivo-compulsivo di personalità che ad esempio potrebbe sembrare simile al disturbo ossessivo-compulsivo, però l'elemento che distingue questi due disturbi, diciamo, è che nel disturbo ossessivo-compulsivo abbiamo un senso di intrusioni egodistoniche. Quindi comunque sia questi pensieri ossessivi vengono percepiti dal soggetto come un qualcosa di intrusivo e fastidioso, comunque sia non conforme con le norme morali del soggetto. Mentre per ciò che riguarda il disturbo ossessivo-compulsivo di personalità, questi aspetti dei pensieri intrusivi e delle compulsioni non sono percepiti in modo egodistonico, ma egosintonico, quindi in sintonia con la personalità del soggetto. Quindi diciamo che sostanzialmente la differenza tra questi due disturbi è, il concetto di egodistonico e egosintonico. Ok, Giulianita, ti leggo un'altra domanda. Ci chiedono, in merito all'approccio di cura del DOC, ritenete valido l'uso della terapia focalizzata sulla compassione di Paul Gilbert? Potrebbe essere un valido supporto, nel senso che diciamo, l'obiettivo della terapia focalizzata sulla compassione è quello di mettere in condizioni la persona di sviluppare la compassione verso se stesso, quindi diciamo, di sviluppare un atteggiamento di apertura verso gli altri e promuovere una capacità di rispondere in modo compassionevole all'avversità. Quindi diciamo che potrebbe essere un approccio che si può integrare anche con la terapia cognitivo-comportamentale o con la terapia metacognitiva. Ok, ti leggo quest'altra domanda di Gabriella, un'osservazione molto interessante e utile. Ti chiede, in riferimento agli esempi che hai portato, qual è il limite tra ordine e ossessione? Allora, possiamo definire il limite basandoci sulla durata che questo ordine ha nella vita del soggetto. Diciamo se questo ordine occupa gran parte della giornata e ci sono comunque delle regole dietro questa modalità di ordinare, diciamo sicuramente può essere una valida modalità per distinguere tra l'ordine che può fare ognuno di noi a casa e l'ordine che può scaturire da un disturbo ossessivo compulsivo. Quindi diciamo che se il
io ogni giorno mi dedico a ordinare casa per 5-6 ore e lo faccio costantemente tutti i giorni, sicuramente potrebbe essere un campanello di allarme verso una direzione verso questo disturbo ossessivo compulsivo. Invece se io mi occupo delle faccende di ordine quotidiano, come fanno tutti, insomma, con il tempo necessario per sistemare casa, diciamo che quello è una cosa normale che fa ognuno di noi. Allora, ti leggo la domanda di Gabriele, di uno spettatore anonimo, quindi non ho il nome. Okay. Ti chiede se la psicoanalisi può aiutare nella cura del DOC. Ogni approccio terapeutico può essere un valido ausilio. Io ho parlato della psicoterapia cognitivo-comportamentale in quanto dagli studi è emerso che è la modalità di trattamento di elezione, però poi dipende dalla necessità del soggetto, dalla sua predisposizione, può intraprendere qualsiasi tipo di psicoterapia. Ok, vado avanti. La comparsa di tic, in che misura sono presenti e come possono essere contrastati? Credo chiaramente all'interno della cornice del DOC. Allora, i tic sono considerati come delle compulsioni, quindi come dei comportamenti possiamo definirli. Quindi diciamo è comunque una modalità per spostare l'ansia e il disagio che può provocare un pensiero ossessivo, quindi un'intrusione, e gestirlo attraverso questi tic stessi. Ok, Giulianita, per il momento siamo un attimo in pausa perché non abbiamo altre domande. Direi che possiamo aspettare qualche altro minuto se ci chiedono altro. Ok, è arrivata un'altra domanda. Anzi, ne sono arrivate diverse. Cristina chiede, cosa possiamo consigliare ai familiari? Allora, ciò che può essere consigliato ai familiari ovviamente è di non colpevolizzare il familiare affetto da disturbo ossessivo-compulsivo per le modalità che mette in atto, ma cercare casomai di creare con lui un contratto nel momento però in cui non è attivato. Quindi casomai cercare di mettere in chiaro che il controllo del gas, anziché farlo 10 volte, si può fare una volta sola, quindi andare a diminuire questi comportamenti, così poi una volta che casomai il familiare può essere attivato a livello di ansia e di disagio molto intensi, il familiare potrebbe ricordare quello che si era definito nel contratto. E questa situazione potrebbe essere una piccola modalità per poter gestire in famiglia questo disturbo. Allora, Ioannita, uno spettatore anonimo ci chiede se può esistere un legame tra i sensi di colpa e il DOC. Sì, assolutamente. Diciamo che tra i timori terminali del DOC abbiamo per l'appunto il senso di responsabilità e di colpa rispetto alla persona che può sentirsi responsabile per una propria causa, propria negligenza o superficialità di commettere qualcosa che può essere lesivo sia per se stesso che per gli altri. Quindi assolutamente questo senso di colpa può rivelarsi molto
molto importante e affine nel DOC, quindi connesso con questo disturbo. Allora, vado avanti. Ti chiedono, il DOC può causare déjà vu, cioè sensazioni spiacevoli di aver già visto quell'oggetto? Come ci si può esporre gradualmente se il DOC è superstizioso o religioso? Questa è una bella domanda. Clarice, tu che ne pensi di questa osservazione? Allora, io penso che la parola esposizione utilizzata, l'esposizione la sa far bene un terapeuta. L'esposizione non è una operazione che tutti noi possiamo fare. Ci vuole una gradualità, ci vuole ad inserirla in in un contesto. Cioè l'esposizione va sicura perché abbia efficacia e modifichi la situazione e non la aggravi, deve essere fatta con criterio. Non è che siccome io ho l'ossessione del io familiare, ho mio figlio che ha l'ossessione della... che posso pensare dei germi, non è che io posso fare un discorso con lui, però una vera e propria esposizione in senso tecnico la deve fare assolutamente un terapeuta. Ok, Lianita, rispetto a quello che dicevi prima sui pensieri di non amare il proprio ragazzo, come fare a capire se si tratta di DOC o altro? Io consiglierei comunque un percorso di psicoterapia per comprendere meglio se può essere un dubbio relativo ad un DOC o se ci può essere qualche altro aspetto rispetto al proprio partner, quindi comunque sia è consigliabile indirizzare la persona ad intraprendere un percorso per poterla aiutare. Allora, ci chiedono quali potrebbero essere i primi segnali del DOC nel caso di un adolescente? Ce ne possono essere diversi, come abbiamo visto anche nell'età adulta, potrebbe svilupparsi un DOC di ordine e precisione, oppure di controllo, cioè come accade anche per l'esordio in età adulta, anche nell'adolescenza potrebbe esserci un esordio di qualsiasi tipologia di disturbo ossessivo compulsivo. Ok, Antonio ci chiede, bisogna cercare di evitare le compulsioni mentali o risolverle? Risolverle attraverso un percorso di psicoterapia. Allora, Giuliana chiede, quando si presenta un'unica ossessione, ad esempio paura di tradimento da parte del partner, senza alcuna compulsione, come si può trattare e la diagnosi è comunque di DOC? Allora, fare una diagnosi con questi pochi elementi è difficile, quindi comunque sia, sempre attraverso un percorso di psicoterapia, è importante andare a comprendere qual è questo timore rispetto al partner, quindi se effettivamente può essere relativa a un'ossessione di DOC o se può essere qualcos'altro.
Valentina, domanda. È normale che se ho una forte distrazione, tipo conoscere una persona interessante che mi piace, il doc sembra rientrare? E ci quando posso... tutto finisce torna come prima? Ci possono essere queste fasi altalenanti tra miglioramento e peggioramento dei sintomi del DOC nel corso della vita del soggetto. Quindi, ad esempio, in risposta alla conoscenza di un partner, quindi una situazione che ci fa stare bene, potrebbe esserci una fase di remissione rispetto alla sintomatologia del DOC, in quanto sperimentiamo minore disagio e minore stress o ansia. Poi ovviamente possono esserci delle altre situazioni che possono far precipitare questa emozione di ansia, che possono riacerbare i sintomi del DOC. Allora, Lianita, dobbiamo interrompere perché siamo andati oltre l'orario stabilito. Io colgo l'occasione per salutare a tutti. Buonasera e ti lascio i saluti. Perfetto, io ringrazio tutti voi per aver partecipato in modo così numeroso a questo incontro. Per qualsiasi domanda o curiosità che può essere rimasta, potete scriverci nella nostra email e per il momento vi saluto e vi auguro una buona serata.